tutti. Oggi sono qua per consigliarvi dei romanzi di autori contemporanei giapponesi. Vi dico da subito che in questo video non troverete ad esempio Banana Yoshimoto o Murakami Haruki, perché ho cercato di selezionare degli autori magari non super super conosciuti da noi, o magari sono quegli autori di cui non si parla troppo spesso. Quindi spero vivamente di consigliarvi qualcosa che non conoscevate. Il primo titolo che voglio consigliarvi è Finché il caffè è caldo, di Toshikazu Kawaguchi. La storia è ambientata in Giappone in una caffetteria molto particolare, perché si dice infatti che in questa caffetteria sia possibile viaggiare nel tempo. Ci sono però delle regole veramente molto molto ferree. Ad esempio, ci si deve per forza sedere in un tavolino specifico che non è sempre libero. Anche viaggiando nel passato, tutto quello che si farà non potrà influenzare in alcun modo il presente. E queste sono soltanto alcune delle tante regole bizzarre. Nonostante tutte queste, diciamo, limitazioni, ci sono delle persone ben motivate a soprattutto tornare indietro nel tempo. Che cosa spinge queste persone? Perché nonostante le loro parole e le loro azioni non possano influenzare in alcun modo il presente, queste decidono ugualmente di viaggiare nel tempo? Ci vengono presentate in particolare quattro storie in un crescendo di tensione ed emozione. C'è sì un elemento, diciamo, fantastico, no? La possibilità di viaggiare nel tempo, però al di là di questo è un romanzo veramente molto molto profondo ed emotivo. Si basa proprio su ciò che ci contraddistingue, ciò che ci rende umani, quindi i sentimenti, i legami familiari, i legami con le altre persone. Tutte le persone che decidono di recarsi in questa caffetteria e tentare appunto di viaggiare sono spinte da una motivazione molto forte, si trovano in un momento comunque molto critico delle loro vite. E come vi dicevo, è un crescendo di emozione. Se state cercando qualcosa che vi faccia veramente sobbalzare dal batticuore, che vi faccia piangere tutte le vostre lacrime, questo è il libro per voi. Lettura totalmente differente invece Villain di Shuichi Yoshida, tradotto in italiano con L'uomo che voleva uccidermi. Questo è un romanzo che viene dipinto principalmente come un thriller, anche se non è il classico thriller che potremmo aspettarci noi occidentali. Il caso ruota attorno all'uccisione di una giovane ragazza che doveva vedersi con il fidanzato, che viene appunto ritrovata morta in un valico. Il suo fidanzato è misteriosamente scomparso da giorni. Chi sarà stato ad ucciderla? Ecco, non c'è questo grandissimo mistero, per me non c'è mai stato fin dall'inizio. Non c'è la classica indagine e soprattutto tensione nel voler capire chi sia stato a commettere, perché non è tanto quello il punto chiave del romanzo. L'autore infatti critica aspramente la società in cui vivono questi personaggi e critica i personaggi stessi, che sono spinti comunque da motivazioni totalmente superficiali ed egoistiche. Quasi nessuno sembra provare veramente dei sentimenti per gli altri, provare affetto sincero. Si muovono per tornaconto personale. Questa grandissima superficialità anche nei rapporti, nelle relazioni, diciamo, sentimentali è secondo me agghiacciante. Simile per tematiche e di nuovo stessa critica sociale è Parade, sempre di Shuichi Yoshida, tradotto con Appartamento 401. Anche questo viene dipinto come un thriller, ma in realtà è ancora meno thriller del precedente. È una sorta di Terrace House in real life, un po' più crudo. Infatti seguiamo la storia di alcuni ragazzi che convivono e ogni capitolo è raccontato dal punto di vista di un ragazzo diverso che abita appunto in questo appartamento. Di nuovo ci troviamo di fronte a dei personaggi mossi principalmente da motivi egoistici, che hanno a cuore essenzialmente soltanto il loro bene e che per continuare la loro vita, diciamo, indisturbati sono addirittura disposti a sacrificare, diciamo, il bene delle altre persone. La società giapponese è molto lontana dalla nostra per tanti motivi diversi, soprattutto la concezione del lavoro e della propria, diciamo, formazione, carriera, è un punto molto molto chiave. Questo porta spesso a sacrificare la vita personale, non c'è molto spazio per svagarsi, non c'è molto spazio per le relazioni pubbliche, diciamo. E questo porta spesso a degli atteggiamenti per noi abbastanza estremi. Nella vita, diciamo, pubblica ci si mostra in un certo modo, nella vita privata
si ha accesso a qualsiasi cosa. Per me è veramente molto interessante vedere anche un aspetto un po' più cupo della società giapponese, soprattutto un aspetto più oscuro dell'animo umano, al di là del Giappone. Per questo secondo me Shuichi Yoshida è un autore contemporaneo che va sicuramente affrontato se siete incuriositi. Non aspettatevi chiaramente il classico thriller a cui siamo tutti abituati, quindi la tensione, la ricerca, la ricerca al colpevole, ecco. Molto interessante sempre per quanto riguarda le tematiche, tra virgolette, strettamente giapponesi, ma non solo, è la ragazza del convenience store di Sayaka Murata. In questo caso ci troviamo di fronte a una donna di 35 anni che lavora in un combini, ovvero quei supermercati, diciamo, aperti 24 ore su 24, in cui è possibile trovare di tutto. Lavorare in un combini in Giappone non è considerata un'occupazione, diciamo, stabile. Chi lavora in questi posti in genere lo fa o come secondo lavoro, come lavoro part-time, magari mentre studia questo lavoretto. Non è qualcosa a cui si aspira anche per far carriera. Quindi questa donna di 35 anni non ha mai sperimentato, diciamo, altro, non ha particolari ambizioni lavorative, a 35 anni non è sposata e non ha intenzione di sposarsi o di avere figli. Viene vista da tutti come una persona estremamente strana, anche perché lavora in questo combini, se non sbaglio, da quando ha 18 anni e ha sempre fatto soltanto quello. In questo libro si indaga molto a fondo il concetto di normalità. Che cosa è normale? Dal punto di vista della protagonista è normalissimo fare qualche cosa comunque che a lei piace e da un certo punto di vista la soddisfa. Non ha aspirazioni particolari come magari le sue coetanee, non gli interessa nemmeno trovarsi un compagno e appunto fare una famiglia. E dal punto di vista di tutti gli amici e i parenti questa è una cosa inaudita, è sicuramente una persona un po' pazza. È una lettura abbastanza divertente sotto questo punto di vista perché è bello vedere il confronto, no, fra due mentalità, diciamo, diverse, ma è una lettura soprattutto interessante appunto per il concetto di normalità, perché al di là appunto del lavoro un po' tappabuchi, succede molto spesso anche nella società occidentale di ritrovarsi di fronte a degli stereotipi, a delle aspettative che ha la società, la famiglia nei nostri confronti, senza tener conto di che cosa abbiamo veramente noi bisogno, di che cosa ci rende felici. Il giovane robot di Yosuke Sakamoto è una sorta di manga versione libro. Vi spiego meglio, il protagonista è un robot creato in uno studio particolare destinato a rendere felici gli umani. Per questo viene, diciamo, mandato in missione nella società in incognito, quindi lui è un robot ma nessuno lo sa e vive come un normalissimo liceale. Questo gli permetterà di vedere più da vicino il comportamento dei suoi coetanei, o meglio, degli umani, che cosa fanno gli adolescenti, come si rapportano gli uni con gli altri, e lui ha il compito appunto di raccogliere informazioni da poi comunicare. A me è sembrato da subito una sorta di manga, i classici, che so, shoujo scolastici, perché appunto noi vediamo questo robot, che dovrebbe essere in realtà un ragazzo, guardare con estrema curiosità i comportamenti appunto di chi è attorno. Quindi si parla delle prime, che so, amicizie, i primi legami sentimentali, si parla di nuove scoperte essenzialmente. Se da una parte sembra una lettura abbastanza fresca, molto tranquilla, pian piano ci accorgeremo invece di un'evoluzione molto particolare del personaggio. Questa evoluzione è stata per me una scoperta molto molto bella e interessante, non me l'aspettavo totalmente, quindi non approfondisco per lasciare la sorpresa anche a voi. Ma in linea generale ci si interroga molto appunto sul rapporto con gli altri, sul senso della propria esistenza, sui propri sentimenti, le proprie emozioni. C'è veramente una profonda indagine comunque personale. Da una parte quindi abbiamo dei momenti magari anche un po' più simpatici, dall'altra dei momenti profondi. E a proposito di profondità, uno degli ultimi romanzi che ho letto che più mi ha colpito e che penso mi sia veramente entrato nell'anima è Se i gatti scomparissero dal mondo, di Kawamura Genki. In questo caso ci troviamo di fronte ad un uomo che sta per morire, gli viene detto che gli sono rimasti veramente pochi giorni. La sera stessa in cui gli viene comunicata questa notizia,
gli appare il diavolo e gli propone, diciamo, un affare. Sono disposto a darti qualche giorno di vita in più, però tu in cambio mi devi dare qualche cosa, devi rinunciare a qualcosa. Quindi, che so, può rinunciare ai film e quindi vivere un giorno in più in un mondo in cui i film non sono mai esistiti. Oppure vivere un giorno in più in un mondo senza orologi e così via. Il protagonista ha anche un gatto, cavolo, un gatto nero. E come si può intuire dal titolo, un giorno gli verrà anche chiesto di rinunciare appunto al suo gatto. È un libro molto profondo perché al di là di questo aspetto bizzarro del diavolo e del vivere in un mondo in cui manca qualche cosa, ci si sofferma su che cosa è veramente importante nella vita. Magari abbiamo delle certezze, delle cose che pensiamo essere essenziali per noi, ma che cosa succede se dovessimo vivere un giorno senza queste cose che reputiamo fondamentali? Sarebbe poi la stessa cosa? Ci si interroga molto sul senso della propria esistenza e, come vi dicevo, sulle cose veramente importanti della vita, quanto si è disposti a rinunciare. È una lettura che mi ha colpito veramente nel profondo perché nei momenti, diciamo, di crisi tendiamo a mettere veramente tutto in discussione e letture come queste profonde ti fanno sentire un po' più capito, un po' più coccolato e ti aiutano appunto a ritrovare un po' il focus. Libricino molto interessante e curioso è poi L'anulare di Yokogawa. In questo caso la protagonista è una donna che si ritrova a lavorare per un signore molto enigmatico che si occupa di essenzialmente catalogare, mettere da parte degli esemplari. In pratica le persone gli affidano degli oggetti e lui ha il compito appunto di custodirli, metterli da parte. Non sono oggetti qualunque, o meglio, possono essere varie cose, da che so, collane, scarpe, pezzettini di carta, cose veramente molto diverse fra loro, ma che hanno un significato ben preciso per la persona che lo dona. Sono tutti oggetti a cui il proprietario è legato, perché sono oggetti che magari gli ricordano un momento doloroso, brutto, significativo in un certo senso della sua vita. E per, diciamo, liberarsi un po' del peso e andare avanti, queste persone affidano gli oggetti al signor Deshimaru. La ragazza scopre poco alla volta, diciamo, il tra virgolette vero significato di questo lavoro e pian piano si avvicina sempre di più al suo datore di lavoro. È una storia che parla un po' anche di ossessione, di feticismo, ma anche di quanto siamo legati non solo materialmente alle cose, di quanto certi eventi segnino le nostre esistenze, di quanto spesso sia difficile andare avanti e superare certi ostacoli della vita. È una lettura breve, ma secondo me intensa e sotto certi punti di vista abbastanza inquietante, perché nonostante la storia ci venga raccontata dal punto di vista della protagonista, lei è molto passiva di fronte a quello che le accade, quindi questo genera un po' di atmosfera inquietante a parer mio. Yokogawa è un'autrice contemporanea molto molto importante e di suo recentemente ho letto anche L'isola dei senza memoria. Questa è una storia molto particolare che mi ha colpita subito per il suo lato un po' più distopico. In pratica ci troviamo in un'isola non ben specificata in cui la popolazione poco a poco dimentica le cose. Che so, si dimentica che cosa sia un orologio, si dimentica che cosa sia un profumo, che cosa siano i frutti di bosco e queste cose dimenticate pian piano spariscono dall'isola. Nonostante questo gli abitanti continuano a vivere anche senza tutti questi oggetti, proprio perché è come se non fossero mai esistiti per loro. Tra queste persone ci sono però alcune che non dimenticano, che a differenza degli altri ricordano tutto e la vita di queste persone è in pericolo perché vengono ricercate dalla polizia segreta. È una storia che mi ha colpito molto per la fortissima tematica, l'importanza della memoria e lo spirito d'adattamento dell'uomo. Come vi dicevo, le persone, nonostante spariscano degli oggetti di vita quotidiana,
continuano a vivere esattamente come prima, come se nulla fosse accaduto. Soprattutto adesso che ci siamo magari ritrovati in una situazione particolare a non poter magari uscire di casa, non avere accesso a dei servizi o dei beni che magari prima davamo per scontati, essenziali, ci si rende conto che siamo veramente in grado di adattarci a qualsiasi tipo di situazione. E questo libro me l'ha fatto ricordare. Inoltre, il tema della memoria: dal momento in cui le persone dimenticano l'esistenza di un oggetto, questo oggetto sparisce, come se non fosse mai esistito, come se il ricordo di quell'oggetto fosse l'oggetto stesso. Ma questo non accade soltanto con gli oggetti, ma anche con le persone, perché quelle persone che invece non dimenticano vengono ricercate dalla polizia e molto spesso vengono portate via. Nel momento in cui spariscono, le persone, quelle che di solito dimenticano, iniziano a dimenticarsi anche di queste persone, anche se magari sono dei loro familiari, iniziano a dimenticare il loro aspetto e pian piano è come se non fossero mai esistite. Quindi c'è questa fortissima comunicazione della memoria come vita stessa. Una storia d'amore per me molto molto commovente è Quando cadrà la pioggia, tornerò, di Takuchi Ichikawa. Vede per protagonisti un padre e un figlio che sono rimasti da soli da poco, infatti la moglie madre è scomparsa. Noi seguiamo la vita di questi due che devono un po' arrangiarsi da soli. L'uomo non è abituato a fare il padre single, non sa bene come crescere il figlio, e soprattutto ha questo fortissimo dolore di perdita. Questo sentimento di perdita e di dolore è quello anche che lo lega ancora di più al figlio. Però a un certo punto della storia la donna ritornerà. È una storia secondo me molto commovente, innanzitutto per il tenerissimo rapporto che c'è tra padre e figlio, un rapporto un po' goffo, un po', non dico quasi fra due estranei che devono iniziare a conoscersi meglio, però un po' sì, devono spalleggiarsi in un certo senso. L'ho trovata una cosa veramente molto, molto tenera, perché da una parte abbiamo il bambino che deve imparare a crescere, ad andare avanti, che è un po' la forza che sorregge, che motiva il padre, che deve imparare a sua volta ad andare avanti nella sua vita. Se state cercando qualcosa di struggente, che non sia magari la classica storia d'amore, ma che veda principalmente coinvolti appunto un padre e un figlio, è veramente un piccolo gioiellino da leggere. Ultimo libro che voglio consigliarvi è Il gatto venuto dal cielo, di Takashi Hiraide, libro a cui mi sono avvicinata essenzialmente per il gatto presente nella storia, che non è veramente protagonista, però c'è un gatto di nome Chibi. I protagonisti in realtà sono un uomo e una donna, una coppia che appunto ha, tra molte virgolette, adottato questo gatto. Ovviamente non è loro, ma va e viene, ed è un po' come se fosse appunto il loro gatto. Per chi non lo sapesse, io ho un gatto di nome Chibi, quindi mi sono subito incuriosita questa storia. È in realtà una storia molto molto semplice, come capita molto spesso nei libri giapponesi, una storia di quotidianità basata veramente sulle cose semplici della vita. Nonostante questo gatto non sia un punto fermo nelle vite di queste due persone, si crea comunque un legame speciale fra questi. E per questo dico che è diventato un po' il loro gatto. E come accade tutte le volte in cui si viene a contatto con un animale, si adotta un animale, la propria vita cambia totalmente. Anche se appunto non è effettivamente il loro gatto, non ci vivono assieme 24 ore su 24, questo incontro segnerà particolarmente le loro vite, la loro quotidianità. Non succede nulla di chissà quanto eclatante nella storia, perché si basa appunto su riflessioni della vita di tutti i giorni, ed è la cosa più normale e quotidiana che ci possa essere. Le varie riflessioni che vengono fatte secondo me sono molto interessanti, proprio perché aiutano un po' a capire anche un punto di vista differente su quello che magari ci circonda tutti i giorni, che magari diamo per scontato. Una lettura veramente molto tranquilla, con questo piccolo tocco speciale che secondo me è dato dal gatto. Come avete visto anche in altre letture che vi ho proposto, i gatti occupano una grandissima e specialissima parte della mia vita.
Spero con questo video di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo, qualche titolo di un autore contemporaneo giapponese che magari ancora non conoscevate. Ci tenevo particolarmente a fare un video che non fosse sui classici autori che vengono sempre consigliati, come ad esempio la Yoshimoto o Murakami. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale fra questi libri vi ispira di più, se avete già letto qualcosa e magari, se avete voglia, quali libri contemporanei giapponesi consigliereste, magari la vostra top 3. Io vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate la lista di tutti i libri che ho citato nel video, trovate il link da affiliata ad Amazon dove potete appunto acquistare i titoli che vi ho citato, ma trovate anche il link per iscrivervi alla newsletter. Ogni venerdì vi arriverà un'email con il recap dei contenuti usciti su Cibis The Way, canale, YouTube, Instagram, eccetera. In più ci sono dei consigli extra per voi. Spero veramente che questo video possa esservi utile e che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!